Buonasera a tutti amici di Rubrica Rossonera. Oggi vogliamo parlare di Ragnik, ma vogliamo affrontare un tema molto delicato che è la tematica tecnica che contraddistingue il grande allenatore, il grande manager tedesco Ralf Ragnik. Ralf Ragnik è un allenatore che non ha mai allenato una grande squadra, ha allenato squadre molto valide, ma di media classifica, con cui ha raggiunto risultati ben superiori a ciò che si aspettava. Quindi Ralf Rangnick è un maestro di calcio, uno dei massimi esperti di calcio tedesco, uno dei massimi ideatori e utilizzatori del gegenpressing. Avrete sentito molto parlare di gegenpressing, ma probabilmente non tutti sanno in che cosa consiste. Quindi questo video vuole un po' andare a sintetizzare quella che è la filosofia dell'allenatore tedesco, ciò che ha portato gli ottimi risultati prima allo Schalke, poi all'Hoffenheim e poi all'Lipsia. Intanto il Gegenpressing è un termine coniato dalla Germania, in Germania, e viene tradotto anche in inglese come counterpressing e in italiano anche come riaggressione. Il Gegenpressing è il pressing immediatamente successivo alla perdita del possesso. Ed è bene sottolineare da subito in che cosa si differenzia dal pressing puro, con cui viene spesso molte volte frainteso. Infatti, non si tratta di pressare un attacco organizzato dell'avversario, ma di pressare un attacco in transizione, un contropiede. Gegen in tedesco significa contro. Quindi l'allenatore tedesco è uno dei massimi esperti di questa filosofia di calcio molto interessante, ovvero molti allenatori italiani vengono definiti ottimi allenatori perché lavorano molto bene sulla tattica, quindi riescono a preparare molto bene le partite. Però i nostri allenatori si focalizzano sull'avversario, quindi in base all'avversario, in base alle caratteristiche degli avversari, organizzano un pressing diverso, quindi vanno a vedere come si fanno tante sedute tecniche, tattiche, dove illustrano i loro giocatori, e i giocatori, anche Pioli, illustrano i giocatori come scalare in base ai movimenti che tendenzialmente una squadra utilizza durante l'arco della gara. Quindi ormai le partite ci sono figure tecniche come match analyst e tutto, che studiano gli avversari giocano con una filosofia chiara e quindi si studia molto bene. Quindi questo si svolge una caratteristica di pressing. Pressing, la squadra organizza il pressing in base alla filosofia del gioco dell'altra. Il gegenpressing invece consiste in maniera molto semplice a fare un pressing generale, un pressing asfissiante, in cui l'allenatore tedesco dà 3-5 secondi per recuperare al massimo il pallone alla squadra avversaria. Quindi il gegenpressing di Mr. Ragnik ha due obiettivi. Da un lato si vuole prevenire il contropiede avversario senza scivolare all'indietro, quindi gioca molto alto. La squadra sta sempre molto alta, molto corta. Dall'altro lato invece si vuole recuperare il pallone subito dopo averlo perso, quindi 3-5 secondi massimo, in modo da riproporre una nuova azione subito davanti e facendo meno campo possibile arrivando all'obiettivo che è il gol. Quindi Ralf Rangnick è un allenatore che ha ideato, è uno dei massimi utilizzatori del gegenpressing. Il gegenpressing ha anche altri estimatori che lo utilizzano molto bene. Uno di questi è Jürgen Klopp. Jürgen Klopp a Liverpool utilizza molto il gegenpressing, è una squadra che corre molto, è una squadra molto molto dinamica. Infatti ha un centrocampo con Henderson, con Fabinho, con Keita, che è stato scoperto appunto da Mr. Rangnick, con Wijnaldum, che riconquistano palla molto ma molto velocemente. La chiave del successo è questa: più recupero palla velocemente, più ho la capacità di servire l'attacco, più recupero la palla in avanti, più ho la facilità di raggiungere l'obiettivo che è il gol e soprattutto subisco meno gol. Il gegenpressing però non va improvvisato, infatti un'efficace attuazione richiede una struttura di squadra molto organizzata, quindi servono distanze ravvicinate tra i propri calciatori per massimizzare la pressione sul portatore di palla, ma allo stesso tempo deve esserci anche un'adeguata occupazione del campo per non lasciare spazi grazie ai quali l'avversario può metterci in difficoltà. Quindi è tutto legato alla struttura di fase offensiva. La fase offensiva, quindi l'attacco, deve essere il primo ad andare a conquistare il pallone avversario, ad andare a fare pressing. Quindi se una squadra è in grado di occupare bene il campo con le giuste distanze tra i calciatori, non solo ne beneficerà in fase offensiva, ma potrà anche attuare facilmente e con successo il gegenpressing. E per questo il motivo,
Il gegenpressing è attuato naturalmente dalla gran parte delle squadre che vogliono fare un gioco di posizione. Ragnik è un maestro di questo. Ragnik ha ottenuto grande successo con questo gegenpressing. Negli anni 70 l'Olanda, ma anche il Feyenoord di Ernest Happel e l'Ajax di Rinus Michels, ha utilizzato il gegenpressing e hanno ottenuto grandi successi. Quindi il Milan, se deciderà di sposare il progetto Ragnik, secondo me sarà un progetto vincente. È un grande scopritore di talenti. E l'abbiamo fatto ieri il video, lo consiglio per chi se lo fosse perso. Ma soprattutto è anche un maestro di tattica. Tattica che potrebbe portare qualcosa di nuovo nel campionato di Serie A e potrebbe rendere la squadra, diciamo, partecipe di un gioco dinamico di stile Premier che farebbe molto, ma molto bene nel campionato di Serie A. Ovvio, il calciomercato deve essere